Si sta addentrando all'interno di una piccola ansa, dove la forte risacca ha sollevato molta sospensione. Avanzando rasente al fondo, va a chiudere lo stretto passaggio che rappresenta l'unica via di fuga per eventuali pesci. È in questo momento che Ivan individua la sua preda, un bel sarago che ancora non si è accorto di niente. A mia volta ho appena visto un'orata che a una decina di metri di distanza sta ispezionando le rocce alla ricerca di cibo. Ecco, potete ancora scorgerla laggiù, in direzione della punta del fucile, mentre si defila dietro a quella roccia. L'occasione è propizia. Fino a che il pesce rimane al di là dello scoglio, posso avanzare a discreta velocità, senza rischiare di farmi sentire. Certo, se l'orata dovesse riaffacciarsi in questo momento, non avrei quasi nessuna possibilità di portare a termine la cattura. Per fortuna non è successo nulla di tutto ciò. Ora sono abbastanza vicino, meglio rallentare e prepararmi a girare l'angolo, operazione da fare con grande attenzione. Infatti, da quando ho perso di vista l'orata, non mi è dato sapere di quanto possa essersi allontanata. Non devo farmi sorprendere. Ad una prima occhiata, il canalone di rocce sembra deserto. Sposto lo sguardo più a destra, ma subito mi accorgo che, dove prima sembrava non esserci niente, è comparsa l'orata. In effetti, in questo tipo di pesca, capita spesso, sia con le orate che con i saraghi, di arrivare vicinissimi al pesce, ma di non riuscire a vederlo, perché in quel momento è nascosto da qualche piccola asperità del fondo. Anche quest'anno siamo venuti qua al centro delle bocche di Bonifacio per praticare la pesca nel blu. Oggi a darmi una mano è venuto il mio amico Guido Matteucci. Questa che vedete è la stessa plancetta che 2 anni fa avevo utilizzato per la cattura di un tonno di 93 kg. Oggi, alla luce di quella esperienza, ho preferito aggiungere un secondo galleggiante. Mentre Grazia comincia a pasturare, intorno a noi incrociano le barche dei pescatori di superficie, che qui ormai sono di casa. Guido è appena sceso in acqua. Sta ancora sistemando l'attrezzatura, quando compaiono i primi tonni. Superata la sorpresa, si immerge e tenta la caduta su uno degli esemplari più grossi. Ma il pescione sfila via, allontanandosi verso il fondo. Sta per risalire, quando vede altri 2 tonni. Tenta di intercettarli, tagliandogli la strada. Questa volta gli arriva più vicino, ma non abbastanza per tentare il tiro. Nel corso della giornata incontreremo altri tonni, senza però riuscire a sparare un solo colpo. Le numerose barche che si dedicano a questa pesca quasi ogni giorno catturano qualche tonno e almeno altrettanti riescono a slamarsi durante la fase di recupero. Ormai i tonni sanno che qui trovano del cibo facile, ma allo stesso tempo hanno capito il pericolo e sono diventati molto diffidenti. Nel corso dell'estate sono venuto qui diverse volte. Quasi sempre sono riuscito a vedere i tonni e in alcune occasioni, come quelle che state ora vedendo, sono anche riuscito ad arrivare abbastanza vicino al pesce.
Ma con bestie di queste dimensioni è sbagliato tentare tiri al limite della gittata del fucile. Perché un tonno colpito male riesce quasi certamente a liberarsi per andare poi incontro a una sicura e inutile morte per dissanguamento. Per fortuna, il mare aperto riserva anche qualche altra sorpresa. Un incontro abbastanza frequente è quello con i branchi di lampughe, pesci che amano nuotare in prossimità della superficie. Possono anche superare i 10 kg di peso, ma solitamente incontreremo esemplari come questi intorno ai 2 o 3 kg. La violentissima reazione è caratterizzata da continui cambiamenti di velocità e direzione. Non puntano mai verso il fondo, ma si mantengono sempre in prossimità della fascia superficiale. Una volta fuori dell'acqua, la lampuga cambia colore ed assume la caratteristica livrea color oro, da cui deriva dorado, il nome con cui questo pesce viene chiamato nei mari tropicali. Quest'altra volta stavo scendendo sempre nella speranza di intercettare qualche tonno, quando in profondità mi sembra di intravedere delle sagome indistinte. Sembrano pesci di buona taglia, ma pur sempre troppo piccoli per essere dei tonni. Per questo penso subito ad un branco di ricciole. Continuo a scendere, ma sono ancora troppo lontano. Sto quasi per rinunciare, quando succede che all'improvviso tutti i pesci cambiano direzione e puntano decisi verso di me. Mentre il pesce nuota verso il basso, io risalgo deciso verso la superficie. In questo tratto di mare la profondità è notevole, ma gli oltre 100 metri di robusta sagola mi permettono un recupero un po' lungo, ma senza problemi. Qualche tempo dopo ho nuovamente la fortuna di rivivere le stesse emozioni. Sono già a mezz'acqua, quando dal blu uniforme che mi circonda spuntano le sagome chiare delle ricciole. È qualcosa di veramente spettacolare. Anche questa volta, un'attrezzatura studiata per pesci ben più grossi mi garantisce un facile recupero. Poter dedicare qualche ora alla pesca subacquea è diventato sempre più difficile, soprattutto nel periodo estivo, sia per il pericolo rappresentato dai motoscafi, sia per tutte quelle ordinanze balneari che di fatto ci impediscono di pescare lungo gran parte delle nostre coste. Per questa ragione penso che sempre più sportivi si dedicheranno alla pesca nel blu, un'esperienza in grado di farci vivere forti emozioni e di regalarci una grande sensazione di libertà. Per fortuna qui in Sardegna vi sono molte zone dove è ancora possibile immergersi con una certa tranquillità. Questa estate mi sono dedicato in modo particolare all'agguato nel basso fondo e alla pesca della cernia in acqua libera, ma quest'ultima tecnica sarà argomento di un prossimo video. Nell'agguato è molto utile riuscire a vedere il pesce già dalla superficie, ma non sempre è possibile. Allora andremo alla ricerca di eventuali prede, spostandoci anche per lunghi tratti, rasenti al fondo, pronti a cogliere l'occasione che dovesse presentarsi. Spesso è difficile mantenere a lungo la concentrazione, soprattutto quando il fiato comincia a scarseggiare. Finalmente, a poca distanza, ecco un sarago. Ma ora devo fermarmi, perché i pochi metri che mi separano dal pesce sono completamente allo scoperto. A questo punto l'agguato deve trasformarsi in aspetto.
l'ambiente subacqueo viene spesso definito come il mondo del silenzio. Niente di più falso. Sott'acqua è possibile avvertire la presenza dei pesci anche attraverso l'udito. Tutti ormai abbiamo imparato a riconoscere l'inconfondibile schiocco emesso dalle corvine o la caratteristica scodata della cernia. Ma anche altri suoni possono aiutarci a individuare la presenza di un pesce. In questo momento, confuso con altri rumori della risacca, si può sentire il tipico rumore prodotto dalle mascelle di un pesce mentre frantuma conchiglie e crostacei. Dovrebbe esserci un'orata. Mi aspettavo un'orata, perché l'orata è un vero tritasassi, ma anche il sarago, quando raggiunge queste dimensioni, è perfettamente in grado, con la sua robusta dentatura, di frantumare ricci, piccoli mitili e patelle. Pescando all'agguato in poco fondo, la cernia non è certo una delle prede più comuni, però in mare le sorprese non mancano mai. Mi sono appena affacciato su un'ampia terrazza, quando sotto una pietra intravedo il muso di una cernia. Facile il tiro e ancor più semplice il recupero. Il tutto in appena 7 metri di fondo. Un po' di fortuna non guasta. Sto spostandomi sul fondo a una profondità di circa 12 metri, quando vedo alcuni dentici. Subito mi immobilizzo, cercando, per quanto possibile, di nascondermi alla vista dei pesci. Le poche castagnole danno chiari segni di nervosismo. Infatti, là, qualche metro più indietro, riesco a vedere un dentice, ma è ancora molto lontano. Dal basso ecco spuntarne un altro, che però preferisce subito ritirarsi alla chetichella. Rimango in posizione. Finalmente dal blu compaiono alcuni dentici. Sembrano aver rotto gli indugi e cominciano a muoversi verso di me. Uno in particolare si dimostra più intrepido e avanza deciso. Non vorrei sembrare presuntuoso, ma non so se avete notato che in tutto il video non ho sbagliato un sol colpo. Un vero Guglielmo Tell degli abissi. D'accordo, un errore può capitare a tutti. Il sarago è lì davanti a me. Lentamente si allontana e io lo seguo. Si ferma. Forse torna indietro. Invece si butta dietro al costone di roccia. Ma io non demordo e vado ad intercettarlo dalla parte opposta. L'astuta mossa ha avuto successo. Ora non mi rimane che concludere con un colpo magistrale. Va bene, ridete pure, ma l'importante è non sbagliare i tiri che contano.
No! Lui è al motel! Eh sì, devo ammettere, qualche piccolo errore lo faccio anch'io. Però un pesce praticamente fermo a pochi centimetri dall'arpione, quello non lo sbaglierei mai. Mi sembra che vi stiate divertendo un po' troppo. Basta, finiamola qui. Il mare della Grecia ci sorprenderà per la bellezza incontaminata dei suoi fondali, pareti che sprofondano nel blu cobalto. E anche il sottocosta ci riserverà incontri indimenticabili.